Cosa ne sai esattamente dell'occhio del Sahara? Non molto? Beh, se sorvoli un giorno il deserto Maura Drar del Sahara in Mauritania, nel bacino di Taoudeni, osserverai sotto i tuoi piedi dei cerchi sovrapposti a forma di cipolla, i quali valgono alla struttura di Richat il soprannome di Occhio dell'Africa, uno dei più grandi misteri scientifici di quest'epoca. Questa struttura geologica sperduta nel Sahara orientale, la quale misura non meno di 50 km di diametro, può essere osservata pienamente solo dall'alto, se non addirittura dallo spazio. Questo buco ha scosso le opinioni per quanto riguarda la sua origine, tanto più che molto vicino a quest'opera d'arte geologica si nasconde un altro punto di interesse importante, il monte Kediet Eigil, la più alta montagna mauritana famosa per sbalordire e disorientare bussole e compassi a causa della magnetite che racchiude. Se alcuni ricercatori pensano che si tratti dell'impatto di un meteorite, altri lavori conducono verso la pista di un episodio di ondulazione geologica. Da quel momento è stato stabilito che la sua formazione risultasse da un evento vulcanico rarissimo accaduto 100 milioni di anni fa. Ovviamente nulla è stato ufficialmente confermato, ma ciò aggiunge solo più mistero e bellezza selvatica a questo luogo molto remoto del mondo. A questo proposito, abbiamo altri luoghi stupendi in Africa da farti scoprire. Si parte per le destinazioni misteriose in Africa che devi visitare almeno una volta nella tua vita. Se per te la parola foresta ti rimanda alle favole e ai luoghi misteriosi, beh, eccone una che illustra perfettamente l'idea che ti fai delle foreste. Ed è al sud della Nigeria che puoi ritrovarla, a 250 km da Lagos, alla periferia di Oshogbo, la capitale dello stato di Osun, in cui la maggior parte della popolazione è proveniente dal popolo Yoruba. Per loro la foresta di Osun-Oshogbo è sacra, perché rende omaggio alla dea Osun, una divinità del pantheon Yoruba. Osun-Oshogbo è una delle ultime foreste primarie che sussistono in Africa occidentale. Vi vivono ancora più di 400 specie di piante, di cui circa la metà hanno delle proprietà medicinali. La foresta è attraversata da un fiume in cui vivrebbe, secondo gli Yoruba, la dea Osun, e in fondo alla vegetazione fitta giacciono più santuari, 2 palazzi, 5 luoghi santi e 9 luoghi di culto. Tra l'altro, da quando il sito è stato restaurato, molteplici sculture e opere d'arte sono state erette in onore di questa divinità. Al giorno d'oggi, il boschetto che si estende su 75 ettari è protetto dall'UNESCO per il fatto che racchiude una storia estremamente ricca, così come uno splendore naturale senza pari. Non potrai passare dalle Mauritius senza fare l'imperdibile attrazione emblematica delle Terre dei Sette Colori, situata a Chamarel, nel distretto di Black River. Sono delle formazioni geologiche rare che suscitano finora la curiosità dei turisti e degli scienziati. Il sito si presenta sotto forma di una collina dai pendii con burroni, di cui i colori si contano al numero di 7 e si distinguono gli uni dagli altri nell'argilla alterata che compone i suoi suoli. Hai un meraviglioso mix di terra rossa, di marrone, di viola, di verde, di blu, di viola e giallo che si deposita spontaneamente in diversi strati e che conferisce ai pendii un aspetto surreale e suggestivo. Per quelli che vorrebbero conoscere la spiegazione di questo fenomeno, è il clima caldo e umido che ha favorito la decomposizione del basalto all'argilla e che dà vita a questo stupendo quadro. Questo parco, che porta non meno di 600 milioni di storia, è il primo e principale geoparco dell'isola che offre, oltre allo spettacolo della natura, delle distrazioni come una visita delle cascate d'acqua, un parco a tartarughe, così come dei luoghi per gustare la specialità della regione, il caffè di Chamarel. Questo luogo ti farà venire la pelle d'oca. Questi animali pietrificati hanno avuto la sfortuna di fare il bagno o di avvicinarsi al lago Natron, situato a nord della Tanzania. Questo lago è estremamente salato. Più incredibile ancora, è estremamente alcalino, mostrando un pH di 10,5, ossia appena meno di quello dell'ammoniaca. Vale a dire, il minimo contatto con la sua acqua caustica risulta deleterio, se non addirittura letale, per qualsiasi essere vivente. Tra l'altro nessuno si avventura nel lago Natron, ad eccezione dei fenicotteri. Nicotteri minori, che si nutrono prevalentemente di un cianobatterio che si sviluppa solo nei laghi molto alcalini, così come il loro lungo becco consente loro di prendere l'alimento senza che si facciano incastrare dal lago. Come puoi osservare, in riva all'acqua si trovano dei cadaveri e delle carcasse essiccate, animali fissi in pieno volo o che sono caduti accidentalmente dentro. Anche se conosciamo la causa di questo fenomeno, la visita di questa scena macabra aggiunge ancora un po' di mistero a questo luogo insolito.
Visto da lontano pensi sicuramente che si tratti di un luogo comune. Beh, pensa che si tratta di uno dei luoghi più insoliti al mondo. Situato in Nigeria, Lagos è un luogo circondato d'acqua. Là si trovano delle isole più o meno famose come l'isola Victoria, Banana Island e Lekki Faisuno, così come Ikoyi. C'è anche un'isola sconosciuta dal mondo intero ma anche da più abitanti di Lagos ed è l'isola dei serpenti a Igbologun. Quest'ultima è situata davanti al porto di Tincan Island e di Apapa. Ciò che le vale questo appellativo non è il fatto che è abitata da una colonia di serpenti velenosi, come per il caso dell'isola Queimada Grande in Brasile, ma quest'isola si chiama così a causa della sua topografia a forma di serpente, una meraviglia della natura. Restiamo in Nigeria, con questa volta un fiume diverso dagli altri. Tra l'altro, ti sfido a trovarmene uno così bello. Il fiume Azumini, anche famoso con il nome di fiume blu, ha la reputazione di contenere un'acqua anormalmente cristallina, blu o verde, lussureggiante e fresca. Situato nello stato di Abia, al confine con lo stato di Akwa Ibom, questo fiume è diventato un luogo di villeggiatura per i turisti. L'incredibile colore del fiume gli conferisce un aspetto paradisiaco. Possiamo persino vedere il fondo del letto del fiume, soprattutto quando il sole brilla. Là si trovano delle pietre di colori scintillanti suggestivi, così come dei pesciolini di specie diverse. Tra l'altro, c'è un sito in cui possiamo stare in piedi e goderci la bellezza del fiume Azumini, famoso con il nome di Collina Azumini. Se sei amante dei luoghi in cui giacciono le rovine cariche di storia, beh, amerai questo luogo. Jede, o Jedi, che significa prezioso, è situato tra Malindi e Kilifi, nella regione costiera del Kenya, a 94 km a nord di Mombasa. Le rovine che vi si trovano rivelano un edificio storico, uno dei più antichi di tutta la zona costiera dell'Africa orientale, di cui restano ancora delle impronte. Anticamente questa città ospitava circa 3.000 persone in circa 44 ettari di terreno, circondati da due grandi muri. Dopodiché fu abbandonata verso il 1500, probabilmente a causa di un attacco della temibile tribù somala dei Gallo, cacciata da Malindi. Al giorno d'oggi queste rovine sono diventate un'attrazione turistica, un museo nazionale, sono dissimulate nel cuore di una foresta di belle piante indigene, con molti baobab e tamarindi. Appena ci metti i piedi, sei preso dalla sua atmosfera mistica. Le mura che vedi delimitavano a quell'epoca il quartiere in cui vivevano i ricchi. Il muro della recinzione, di 18 ettari, conteneva anche delle terre agricole e delle piantagioni con delle capanne di fango e di makuti per gli agricoltori poveri. All'interno delle mura principali esiste ancora una tomba di corallo con scritta sopra in una bella calligrafia araba la data 1399. E sempre nel cuore delle vegetazioni puoi vedere il palazzo reale del XV secolo e le camere delle donne, così come di altre stanze senza porte né finestre che sarebbero state utilizzate dai nobili per conservare l'oro e dei gioielli. L'unico mezzo per entrare in queste stanze era quello di passare da un passaggio segreto dal tetto. Molto misterioso tutto ciò. Hai fatto più safari e vuoi rifarne, eccetto che questa volta hai voglia di esperienze innovative, allora ti invito a fare questo viaggio insolito, un safari di lusso nel Botswana. Stai per fare un'immersione improbabile nel cuore della savana, eccetto che a differenza delle altre volte sarai in un comfort assoluto, esplorerai le terre selvatiche e preservate del paese nel corso di un circuito lussuoso in aerotaxi, visiterai il parco nazionale di Chobe e soggiornerai nel lussuoso Belmont Savut Elephant Lodge, situato sulle rive del fiume di Svute. Lungo quest'ultimo esplorerai questo territorio famoso per i suoi numerosi elefanti. Poi volerai verso la riserva di Moremi per ammirare le sue pianure inondabili che ospitano il Belmont Quai River Lodge. Il circuito finirà su un'incredibile isola privata, l'isola del Delta dell'Okavango. Vi soggiornerai in un quadro lussureggiante in cui non ti mancherà nulla. In questo viaggio fuori dal comune avrai l'occasione di soggiornare in dei parchi e delle riserve che consentono di abbinare dei safari privati con segugi e guide, in veicolo 4x4, a piedi o in piroga tradizionale e di avvicinare la vita selvatica da molto vicino, senza che tu ti metta in una situazione di insicurezza o di sconforto. Sappi che la metà del territorio del paese, classificato come spazio naturale protetto, ospita una moltitudine di specie animali dell'Africa australe ed è possibile osservarci i famosi Big Five. Persino andandoci da solo non avrai l'occasione di assistere a un tale spettacolo. Direzione Zimbabwe ora, laddove si trova il Grande Zimbabwe, un insieme di rovine di una città medievale dell'Africa meridionale situata a una quindicina di chilometri al sud di Masvingo, nel sud del paese. Questa città fu per 300 anni il centro del Regno dello Zimbabwe, il quale copriva i territori dello Zimbabwe così come del Mozambico attuali. Questo luogo maestoso è situato al centro di un paesaggio arido. Prima le piogge erano più abbondanti, i suoli riempiti d'acqua e il granito, così come la steatite, erano più diffusi. Sotto i suoli c'era tantissimo oro.
oro. Per 3 secoli questo luogo è stato il luogo di un'immensa ricchezza e di un potere regionale. I 2/5 dell'oro estratto nel mondo proveniva dal grande Zimbabwe e si valuta che circa 600 tonnellate vi siano state estratte nel complesso. Al giorno d'oggi il sito è diverso, ma splendido e misterioso al contempo. Sapevi che esistesse un cinema insolito in Egitto? No, quest'ultimo non si trova nel cuore della città, ma in pieno deserto. Questo cinema abbandonato è situato nelle sabbie del Sinai. È un francese, Dean Edel, che lo ha fatto costruire all'inizio di questo millennio, dopo aver fumato molte sostanze psicotrope. Follia o genio, non ne sappiamo nulla. Ciò che sappiamo, invece, è che questa sala da cinema non ha mai trasmesso un solo film. La ragione è quella che la sera della prima diffusione, la notte della grande festa di apertura, in presenza del governo del Sinai, il generatore elettrico è stato misteriosamente sabotato. Quindi il cinema è rimasto lì da allora, come monumento di un'altra dimensione. Ciò non toglie che sia un luogo incredibile che servirebbe proprio come set cinematografico. Se fai un po' zoom sullo sfondo, potrai vedere che questo cinema è situato vicino alla famosa costa egiziana di Sharm el Sheikh, ma per arrivarci bisogna percorrere più chilometri di piste sinuose nel deserto attraverso la valle. Credimi, ne vale la pena. Ora dici cosa ne pensi di questi luoghi incredibili in Africa e dimmi se prevedi un giorno di visitare uno di loro. Ecco 2 video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!